Iglesias, la città, ha salutato ieri Antonio Boi. Sono stati molti i cittadini che hanno portato l'ultimo saluto al 55enne ciclista deceduto per un malore alla vigilia di Natale. Domus Novas, furto sventato in una tabaccheria. L'intervento della vigilanza Cannas ha messo i ladri in fuga, indagano le forze dell'ordine. Porto Scuso 3 milioni di euro per opere pubbliche. Grazie allo stanziamento ricavato dall'avanzo di amministrazione saranno diversi gli interventi di riqualificazione del centro urbano. Coppa Santa Barbara, per la terza volta la squadra giovanile del Carbonia si aggiudica la prestigiosa competizione. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale, oggi giovedì 27 dicembre 2018. In tantissimi hanno partecipato ieri al funerale di Antonio Boi, 55enne deceduto il giorno della vigilia di Natale durante una passeggiata in bici nella strada che da Iglesias porta a Carbonia. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Erano moltissimi i cittadini che ieri hanno portato il loro estremo saluto, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio, ad Antonio Boi, il 55enne deceduto la vigilia di Natale durante una passeggiata in bicicletta nella strada provinciale 2. L'uomo si era accasciato per un malore e, nonostante il repentino intervento dei sanitari di un'ambulanza casualmente di passaggio in quel momento e i numerosi tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Boi, dipendente dell'azienda sanitaria, lascia un figlio di 17 anni. Tra le tante persone accorse ieri per salutarlo nella chiesa San Pio X, molti gli amici e conoscenti che gli volevano bene e che lo avevano apprezzato per le sue doti umane e che per questo stentano ancora a credere a ciò che è successo. E continuiamo a parlare di cronaca, perché solo il suono dell'allarme e l'intervento della vigilanza Cannas di Carbonia hanno sventato nella notte tra Natale e Santo Stefano a Domus Novas un nuovo furto, stavolta ai danni di un tabacchino nella via di Vittorio. Secondo quanto raccontato dai proprietari, questa è la seconda volta che ignoti ladri tentano di saccheggiare l'attività commerciale. Anche stavolta il furto non è andato a buon fine grazie al servizio di sorveglianza, ma è emblematico il fatto che i delinquenti si siano ripresentati. Cambiamo argomento. Grazie al superamento dei blocchi imposti dal patto di stabilità, l'amministrazione comunale di Porto Scuso potrà investire 3 milioni di euro nella riqualificazione del centro urbano. Vediamo meglio di cosa si tratta nel servizio di Manolo Muredu. L'amministrazione comunale di Porto Scuso ha avviato lo sblocco di importanti risorse economiche presenti nel bilancio comunale, finora contingentate a causa del patto di stabilità. Grazie a questo intervento contabile sull'avanzo di amministrazione, la Giunta potrà utilizzare 3 milioni di euro da investire totalmente in opere di pubblica utilità in ambito cittadino. Gli interventi varieranno dalla riqualificazione delle arterie stradali cittadine alla ristrutturazione di alcuni edifici come parte della storica Tonara di Subrano. Ma non mancheranno anche altri cantieri per il completamento di opere già iniziate o per la realizzazione di nuovi appartamenti pubblici da affittare successivamente a canone agevolato. Domani mattina i pensionati di CGIL e CISL e UIL della Sardegna manifesteranno di fronte a tutte le prefetture dell'isola contro le penalizzazioni introdotte sulle pensioni dalla manovra finanziaria in discussione in Parlamento. Vediamo tutti i dettagli. Per domani mattina i pensionati sardi aderenti a CGIL e CISL e UIL hanno indetto svariati sit-in di fronte alle sedi delle prefetture dell'isola. Le motivazioni della protesta, prevista dalle ore 10 fino alle 12, sono da ricercare nelle penalizzazioni introdotte dal governo nella manovra finanziaria in discussione in questi giorni in Parlamento. Secondo i segretari nazionali e quindi sardi di categoria, è inaccettabile che la legge di stabilità faccia cassa proprio sui pensionati che negli anni hanno pagato i contributi e sul potere d'acquisto delle rispettive pensioni che per opera dei provvedimenti proposti subiranno il blocco delle rivalutazioni. Questa prima mobilitazione anticipa quella già minacciata per il mese di gennaio dalle organizzazioni sindacali contro il governo, sempre per protestare contro la manovra finanziaria ritenuta recessiva e fortemente penalizzante per i lavoratori italiani. Ci spostiamo a Carbonia. L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la cessione di 13 lotti edificabili nella zona di insediamento produttivo nella via nazionale.
Chiunque vorrà accedere a questa opportunità, comprensiva di un pacchetto di agevolazioni di carattere fiscale per i primi anni di attività, dovrà presentare domanda all'ufficio protocollo del municipio entro le ore 13 del 21 gennaio 2019. In considerazione della festività di Capodanno, il Comune di Carbonia comunica che gli uffici resteranno chiusi per la giornata del 31 dicembre e che le attività comunali riprenderanno con regolarità il 2 gennaio 2019. In ogni caso, anche nei giorni di festa saranno garantiti i servizi essenziali di legge come la Polizia Municipale e lo Stato Civile. Bentornati in studio. Il presidente del Consiglio Comunale di Carbonia, Daniela Marras, ha convocato per la serata di oggi, in prima convocazione alle ore 20 e in seconda convocazione, sempre alle 20 per la giornata di domani, una nuova adunanza del Consiglio per dibattere un unico punto all'ordine del giorno, ovvero la ricognizione del sistema delle partecipate in ambito locale. Cambiamo decisamente argomento, prosegue infatti l'esposizione del Popolo di Bronzo nel comune di Sant'Antioco. L'esposizione, curata da Angela De Montis, è visitabile ogni giorno dalle ore 9 alle 19 nel Museo Archeologico Ferruccio Barrecca nel comune lagunare, è incentrata sulla ricostruzione a dimensione reale di abiti, armi ed utensili dei bronzetti nuragici. Siamo in chiusura e parliamo di sport. Per la terza volta di seguito, infatti, la squadra giovanile del Carbonia si è aggiudicata ieri la Coppa Santa Barbara. La compagine mineraria si è imposta di fronte ad un pubblico festante sull'antiochense col risultato di 2-1 grazie alle reti di Alessandro Flumini ed Enrico Zandara. Questa vittoria conferma il ruolo del Carbonia come protagonista assoluta nel territorio in ambito calcistico. Il nostro telegiornale è concluso, io vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e al nostro telegiornale in lingua sarda curato da Enrico Puzzolu, Noasa in Cursu. Questa sera invece alle 21 l'appuntamento è con A Tutto Campo, il programma curato da Giancarlo Cancedda. Grazie per l'attenzione e per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci.